Possiamo. Carlo Musa è il terzo test e continuano ad arrivare giocatori, qualcuno è andato via. Facciamo un po' anche di chiarezza, perché c'è stata pure qualche vena polemica negli ultimi giorni, e rifacciamoci anche alle dichiarazioni del tecnico Di Graziani, che ha lanciato una sorta di allarme qualche giorno fa, due giorni fa, dicendo che con gli under siamo un po' indietro. Com'è la situazione? Allora, nella prima conferenza io dissi che la difficoltà principale era quella di andare a trovare gli under al 20 di agosto, quindi noto una vena polemica anche nei social in giro, ma l'ho detto inizialmente che era difficile, quindi stiamo procedendo con il lavoro quotidiano, sia mio che dello staff, per individuare quelli che sono poi gli under idonei al nostro progetto tecnico. Ci sono stati degli addii, numerosi anche, ma perché, come abbiamo detto inizialmente, in questa fase ci siamo presi anche un po' di tempo per valutare dei ragazzi. Quindi ho letto tante cose secondo me inesatte, non vere. Ho messo sempre la faccia quando i ragazzi sono andati via. Ho parlato io, ho dato le mie motivazioni, che sono scaturite dopo dei confronti tecnici con tutto lo staff tecnico. Come ho detto altre volte, qui c'è una condivisione, non c'è nessuno che scavalca un altro, e quindi chi non è stato ritenuto idoneo, ma non perché magari sono calciatori scarsi o per ci sono delle valutazioni a 360 gradi, sono stati i ragazzi ringraziati per il loro impegno e comunque salutati. C'è dispiacere, ma bisogna fare delle decisioni nel calcio, quindi vanno prese delle responsabilità. Io ho messo la faccia con i ragazzi e me le sono prese, e quindi ci tenevo a puntualizzare questo. Per quanto riguarda gli over, siamo soddisfatti dei ragazzi che abbiamo. Nei prossimi giorni faremo degli annunci ufficiali, perché stiamo sbrigando un po' di situazioni burocratiche. Negli under, come ha detto il mister e come ho detto prima, dobbiamo sistemare un po' di cose. Stiamo lavorando, secondo me a breve arriveranno degli under di valore, qualcuno l'abbiamo visto anche oggi, adesso più tardi ne parlerò con il mister, perché qui ogni giorno lavoriamo tantissime ore. Direttore, Dondoni resta, Pozzo Buono è un profilo che piace? È un attaccante importante che ha delle qualità importanti per Avellino, e non ne abbiamo parlato con il suo agente, però è un profilo importante per noi, che comunque conosce anche già la piazza, conosce la categoria, perché prima di venire ad Avellino è stato anche ad Olbia, e quindi vediamo nei prossimi giorni. Direttore, per fare ulteriore chiarezza, qualcuno che è andato via ha detto: avevo l'accordo col direttore Musa, ma evidentemente ha deciso autonomamente mister Graziani. Vuole fare chiarezza appunto su questo, sul suo ruolo? Allora, un direttore sportivo quando parla con un calciatore o con chi magari anche te lo può proporre, è normale che fa delle chiede quelle che sono comunque magari le richieste economiche di un ragazzo, anche un ragazzo che viene qui in prova, perché se inizialmente già dalla richiesta siamo distanti, io non lo faccio neanche cambiare. Con Evangelista non abbiamo mai parlato di parte economica, sono stato chiaro con lui, un ragazzo a modo, educato, a cui ho detto: vieni un po' di giorni con noi e vediamo se puoi avere spazio, perché sei un ragazzo che merita spazio, ma devi averlo, non puoi stare qui a far parte del gruppo a fare il 25esimo. Quindi quando ho capito che lui in questo gruppo non aveva considerazione, gliel'ho detto chiaramente, e quindi è stato difficile per me, ma gliel'ho detto con tanta sincerità. Per quanto riguarda gli altri ragazzi che sono andati via under, come ho detto prima, con tutti io cercavo di capire quali erano le loro condizioni, ma poi è stata sempre una scelta soprattutto tecnica, ma anche nel rispetto loro, perché negli under che devono rimanere qui e non giocare è una cosa negativa anche per loro, perché un under in questa fase della sua carriera deve giocare, altrimenti non cresce. Quindi chi pensiamo che non è idoneo, come ho detto prima, viene salutato.
Direttore, domani dovrebbe essere l'ultimo giorno qui a Sturno, poi si dovrebbe tornare, crediamo, al Partenio, i gironi, si va verso la normalità e se ci può dire qualcosa in più rispetto alla partita con il Nola, quando si gioca, se avete avuto indicazioni. Allora, giovedì usciranno i gironi. Per lo stadio siamo in attesa di notizie ufficiali, penso già da domani dovremmo averlo a disposizione, ci auguriamo, dalla giornata di giovedì. Per noi sarebbe una grande cosa perché anche a livello logistico e organizzativo ci permetterebbe di tornare in città ed iniziare la vita quotidiana della stagione. Per quanto riguarda la Coppa, dovremmo avere l'accordo con il Nola per giocare il 9, però abbiamo fatto una richiesta insieme. La Lega dovrà dare delle indicazioni in queste ore, forse con un comunicato ufficiale o nei prossimi giorni. Dietro c'è il giochino over-under, c'è chi va, c'è chi viene, però dopo tre partite ci possiamo fermare anche a fare qualche riflessione. Allora, per quanto mi riguarda, parere anche di molti, a dire il vero, l'asse centrale dal portiere, diciamo, alla prima punta, bene, gli esterni forse lì. E lì torniamo al discorso degli under, perché la scelta che stiamo facendo è quella di creare un asse centrale di over, dove però ci sono anche degli under, secondo me, centralmente validi come Buono o come anche il ragazzo Urbanski, il 2001 del Cagliari, che può giocare anche centralmente, però sugli esterni stiamo valutando dei profili under. Quindi lì siamo un po'... vedrete nei prossimi giorni qualche faccia nuova. Ecco, saranno profili mirati o ci saranno altre prove? Insomma, no. Due o tre profili già sono stati mirati, arriveranno in queste ore, perché poi il mercato dei professionisti chiude, chi può venire da noi lo possiamo fare entro giovedì, chi scende dai professionisti. E vediamo per altri se ci sarà qualche prova, ma vogliamo un po' iniziare a chiudere questo cerchio. Grazie.